benvenuto e grazie a padre Franco Azzali, vicario generale dell'Ordine dei Servi di Maria. Padre Azzali, buongiorno. Buongiorno. Noi ci siamo fatti due chiacchiere prima di andare in onda e lei mi ha dato una definizione, un'ulteriore definizione bellissima di questa festa. Ha detto la festa della libertà, di chi e perché? Sì, secondo me la festa dell'Immacolata Concezione è la libertà, è la festa della libertà di Dio, che nella sua grande misericordia di fronte all'uomo che lo rifiuta, che lo tradisce, che non ne vuole sapere, liberamente si ripropone. E si ripropone, come diceva Papa Benedetto, in maniera sommessa a una ragazzina. E poi è la festa della libertà dell'uomo, perché Maria si trova nella stessa condizione di Eva. La condizione di Maria, concepita in modo immacolato, è esattamente come Eva nella creazione. Qual è il problema? Il problema è che Maria dice sì nella sua libertà alla volontà di Dio. Eva sente la volontà di Dio come contraria alla sua libertà. Bellissimo. Ecco, queste due libertà si incontrano e viene fuori quello che viene fuori. È una festa meravigliosa, è una festa da vivere in famiglia, è anche una festa che segna, come dicevamo stamattina, l'inizio vero e proprio. Ci caliamo profondamente nel Natale, è una porta verso questa data, il 25 di dicembre, che ci porterà poi Gesù bambino in braccio. Perché, secondo lei, nella sua esperienza, è ancora una festa così viva, nonostante quello che lei diceva, nonostante il fatto che l'uomo in fondo è più avvezzo a rifiutare Dio che non invece ad abbracciarlo? È perché le circostanze della vita ci costringono a volte, anche drammaticamente, ad andare al fondo della questione e vedere di che cosa è fatta la vita, qual è la pasta della vita. La pasta della vita, la stoffa della vita, non è quello che vediamo. Non è la superficie, è qualcosa di più profondo che dà significato a quello che vediamo. La festa dell'Immacolata Concezione mette in primo piano la grazia di Dio, che noi liberamente possiamo riconoscere. E cos'è la grazia di Dio? E la grazia di Dio è un'iniziativa senza misura, indefinibile, sorprendente, è difficile dire. Però uno percepisce che è qualcosa di immeritato che attendeva per essere se stesso. Posso farle un applauso? Sono basita. Ogni volta c'è sempre qualcosa in più che si scopre e che ti fa capire la bellezza, la novità di una data che noi siamo abituati a festeggiare da sempre, almeno chi è avvezzo a vivere cose di chiesa. E invece ogni volta aggiungete una cosa in più. Padre Franco, oggi è anche il giorno in cui attraverso Maria si prepara la culla del bambino. Nelle case si fa il presepe, l'abbiamo detto prima, e voi ci portate, l'Ordine dei Servi di Maria ci porta in questo incanto che adesso stiamo scorrendo assieme a voi. Una chiesa magnifica, nel cuore di Roma, lungo via del Tritone. È la chiesa veramente uno dei capolavori di questa città. Che cos'è quello che stiamo vedendo in questo momento? Ci siamo venuti ieri sera a fare le immagini. E questo è un presepe napoletano del Settecento, che è uno dei tesori che abbiamo nella chiesa di Santa Maria in Via. E la storia è molto semplice. Negli anni 40 è stato donato questo presepe, cioè i personaggi di questo presepe, da una famiglia residente nella parrocchia come eredità, che ha voluto lasciare alla chiesa. Mamma mia. E poi gli amici dell'associazione del Presepi ha fatto tutta la ricostruzione straordinaria, scenografica. E così ci troviamo questo tesoro di valore incalcolabile anche venalmente, ma artisticamente veramente molto bello. Il Presepe napoletano è veramente una cosa assolutamente caratteristica. Che cosa significa tenere permanentemente un presepe dentro una chiesa? Ci sono anche famiglie che hanno un angolino della casa dove il presepe non viene mai smontato. Il verbo si è fatto carne, cioè è nella carne della vita, nelle pieghe della vita.
è qualcosa che mi ricorda, che mi richiami costantemente a questo, come la recita dell'angelo, come molte devozioni, molte preghiere della Chiesa, sono fattori di memoria per non dimenticare che siamo impastati con Dio che è nella storia. È una cosa... nonostante noi siamo impastati, le rubo questa espressione magnifica, noi ci troviamo o ci vogliono far trovare nella condizione di dover dire: non facciamo più il presepe nelle scuole per non urtare la suscettibilità di chi non crede, non togliamo il Gesù bambino perché insomma qualcuno potrebbe non gradire. Come lo spiega lei il presepe oggi? Il presepe è anche bello costruirlo, il presepe. Cioè proprio è come se partecipassimo a quello che il Signore sta facendo adesso nella storia. Rispetto al problema di rapporti rispetto a altre religioni, io sono convinto, come i nostri ultimi papi ci hanno sempre insegnato, che è chi ha un volto chiaro che riesce a dialogare. E quindi non ho nulla da nascondere della mia identità, perché quello è il mio tesoro, io sono quello. E solo dicendo chi sono vado incontro a chi mi dice chi è, se no non è un dialogo. Perciò non mi... Senza entrare nella polemica, ma è semplicemente per capire anche come è giusto rispondere nel rispetto, come al solito, della propria identità, che non vuol dire cancellare la propria, per poi ospitarne un'altra. Certo. Padre Franco, torniamo al nostro presepe. Oltre a quel capolavoro che è il dono di una famiglia della parrocchia, voi ogni anno naturalmente fate il vostro presepe. Facciamo anche una parentesi: voi avete tre cappelline laterali che dal 30 ottobre non sono agibili. Sì. Posso fare un augurio? Speriamo, se ci sente qualcuno, che si possa arrivare per Natale a celebrare in tutte le cappelline, che si possano rendere agibili, perché è veramente un peccato. Purtroppo anche Roma ha delle chiese ferite. Avete iniziato a fare questo presepe, non pure ieri, poi siamo curiosi come le scimmie siamo venuti a vedere. Il presepe che invece rinnovate, quello che ogni anno ricreate, come si modifica, come cambia, che tipo di influenze? Guardate queste immagini, è bellissimo anche, io non saprei da dove, quale vedere per primo sinceramente. Cosa c'è dietro tutto questo? C'è un gruppo di amici che si chiamano gli Amici del Presepio, un'associazione nata negli anni 40 nella parrocchia di Santa Maria in Via, ma mi hanno raccontato ieri che c'era un signore che dal 1929 faceva il presepe romano in chiesa. È veramente un gruppo di amici che sostengono la loro fede anche attraverso questa attività. Perché è impressionante, a febbraio si riuniscono, decidono il soggetto e poi incominciano a lavorare. Perché se voi guardate i particolari straordinari, sono tutti personaggi fatti a mano dagli associati. E poi io ho visto lavorare le tegole una a una, guardate, i sacchetti unica. Del salame. Ma guardate i volti delle figurine, guardate i volti delle figurine, Piazza Navona, ricreare dei borghi, degli angoli di paradiso di questa città. E avete anche un bambino Gesù che da solo, forse lei prima ha detto, è l'incarnazione, sì, che da solo racconta veramente la presenza di Cristo tra, sì, noi, di Dio tra gli uomini. Noi abbiamo anche delle immagini. Che cos'è quel bambino Gesù? Quel bambino Gesù è un bambinello fatto da uno dei più grandi artisti napoletani del Settecento, di cui credo si conoscano quattro copie. Ed è bellissimo perché è un bambino fasciato, come vedete, no? Nelle fasce della Natività, che poi tra l'altro ricordano le fasce della Passione, perché è chiaro che questo bambino nasce per dare la vita per noi. Allora il fasciare il bambino non è solamente quello che ogni mamma fa per il suo bimbo, ma è la memoria di quello che succederà a questo bimbo per la nostra salvezza. Ma è un capolavoro assoluto che noi esponiamo dal giorno di Natale nel presbiterio. Ha davvero la bellezza dei bambini, sì, del mondo, racchiusi nell'unico bambino che il mondo attende con la stessa trepidazione nonostante la mancanza, sì, di speranza. Padre Franco, ieri Papa Francesco ha inaugurato una nuova serie di catechesi, quella sulla speranza. Ha detto delle cose magnifiche.
la speranza quest'anno, ma parliamo anche della nostra situazione non facile, politica del nostro paese, eccetera. La speranza per lei quest'anno cos'è? Beh, interessante, intanto ieri il Papa ha detto che la speranza è diversa dall'ottimismo. No? La speranza è fondata, la speranza è fondata su qualcosa che esiste. Se io spero di arrivare a costruire una casa di 110 piani, è perché ce n'ho già sotto alcuni, se no non sarebbe ragionevole. Quindi la speranza è su qualche cosa che già esiste. Che cosa esiste? Ritorno a dire, Dio è con noi. Questa è la speranza cristiana. E il presepe è uno strumento semplice, popolare, di alimentazione di questa speranza. Poi lei diceva della situazione politica. Io stavo pensando stamattina, venendo qua a Natale in casa Cupiello. Perché Luca Rieto, piace o presepe, questo lo dico per chi non si ricordasse questa commedia di Edoardo Sardinale. Non mi piace, questa lotta di Però è interessante perché c'è questo vecchio capofamiglia che non si rende conto che la famiglia si sta sfasciando e continua a fare il suo presepe. Allora, noi cristiani potremmo essere presi come quelli che non si rendono conto della situazione e facciamo il nostro presepe. E invece no, è proprio il cuore della vita che noi vogliamo vivere, ma diciamo a tutti, guardate che c'è qualcosa di più profondo che tiene in piedi tutto. E grazie alla bellezza della fede di padre Franco Azzali, che è anche postulatore delle cause dei santi, dell'Ordine dei Servi di Maria. Grazie davvero di cuore. Voi che mangiate oggi? È festa per voi? Un po' di cucina un po' più curata? Sì, un pochettino, sì. I fiorellini sul tavolo. Speriamo la pasta fresca. Oh signore, io adoro questo padre!